Buon dia a Giorgio Iannis, seconde degli appuntamenti dedicati alle tecnologie, i social network, che connotte le prime puntate venne nominate così di squince quasi che sono i social network in DD Way, Facebook, Twitter, dopo venne MySpace, ma di tantissimi altri. Ecco, qual è la definizione di social network? Ecco, ci lo spiegheresti anche a una persona che non ascolta e che non va su internet, e andè? Un social network è da intendere come una rete sociale, quindi il significato di questi ambienti che sono disponibili online dietro iscrizione, dietro la creazione di un account, è in realtà poter ritrovare delle persone già conosciute attraverso contatti che già abbiamo in presenza o quelle precedenti che conosciamo attraverso il nostro abitare in rete da anni e anni, e quindi poter in uno stesso luogo avere una lista di amici con cui poter comunicare, scambiare segnalazioni, eventi, battute, segnalazioni di libri, tutto quanto quello che normalmente facciamo. Ci si presenta un social network? Ci si può dare, se non sai voltarlo per italiano e anche per Furlan, secondo te? Mica male. Ne abbiamo le domande. La parola migliore secondo me è ambiente, perché ha in sé sia la situazione fisica. Beh, per Furlan ambientale è anche l'ambiente in cui si chiati, sì. Esatto, quindi sia la dimensione fisica del luogo, lo stabilimento di umanità in cui queste persone si ritrovano, sia appunto i suoi aspetti sociali, il fatto che vi sia, teniamo presente, ci sono varie distinzioni, ad esempio Facebook assomiglia molto ad una piazza, come un luogo su cui le persone vanno liberamente, si formano capannelli dei gruppi, persone che urlano più di altre, cose simili, ma in realtà sappiamo bene, per le vicende anche legate all'interpretazione della privacy e altre questioni, che in realtà è più un salotto privato, quindi non è una piazza, cioè un ambiente pubblico. E lì qual è il problema? Che non siamo stati, l'Italia ha un problema riguardo alla socialità digitale, avendo scelto metà 90 più i telefonini che il computer, si trova in un piccolo gap anche culturale da dover colmare, e quindi capire l'aspetto sociale della frequentazione degli ambienti. Facebook ha avuto un successo incredibile in Italia, sono 16 milioni di persone, e una cosa positiva tra le tante negative che gli si può dire è che sicuramente ha contribuito ad alfabetizzare ai luoghi di socialità digitale una grandissima fetta di popolazione italiana. Parliamo di persone tra i 20 e i 50-60 anni, camminando per strada uno su due, uno su tre che incontro di quella fascia d'età lì di mezza età, possiamo stare tranquilli che statisticamente è una persona che ha il suo profilo su Facebook. Ecco, queste tra l'altro considerate il fatto che era l'in che veniva escludute fin qu'un modo dal digitale. Infatti, interessante tutto questo. C'è una facilità d'uso dell'ambiente, del social network, che è Facebook o anche gli altri, ripeto, la creazione di un account, e poi sono strumenti facilitati per trovare le connessioni con altri abitanti della rete. Beh, no, è interessante che è proprio te, perché qualche volta io ho visto tinte che non mi capita di tabaiare con loro di 20 anni, 25, non sai se sempre mi fa splasere, però arriva la famosa richiesta di amicizia, esatto. No? Su cui si è tanto discusso, su questo termine amicizia, ma lì è interessante perché in realtà più ancora, ecco, che tra il bottone amicizie, le vedi no, ecco, diciamo che io e te siamo amici, però se chiarini in muso ogni tanto si vede in attore, e lì invece te amicizie io ne robe così, alle mie amiche Facebook, esatto. Sì. No, ti stavo dicendo, ancora più significativo, se vogliamo prendere il sintomo, sì, il segno fondamentale, è il fatto che l'unità minima di interazione su Facebook è quel bottone mi piace, I like, e quindi se tu pensi al verbo piacere c'è sotto un aspetto di affettività, cioè non è che sono d'accordo, che è un aspetto più mentale, è proprio mi piace, sono coinvolto, quindi si stabiliscono, questo è fondamentale dentro i social network. Rapporti di panse e poi che di pensiero. Ben detta, esatto, e questo è fondamentale per creare poi le reti dentro social network che lo tengono vivo, perché lo rendono molto più forte attraverso i collegamenti tra le persone di questo tipo, mi piace, ti contraddico, i sentimenti, lo scambio stupidino di immagini coi cuoricini, i gatti, che da sempre, da quando esiste internet, ci sono le foto dei gatti in internet, e però i gatti hanno la loro funzione fondamentale per creare un bottone mi piace, automaticamente cominci a far girare l'informazione e stringi, non conosciamo
le grammatiche precise con cui l'umanità avrà a che fare con questi nuovi strumenti. Sono modi nuovi di parlare in posti nuovi. Quindi un po' per tentativi, per confutazioni, per prove, stiamo provando a capire in che modo funziona la socialità in questi ambienti. Ecco, tu di solo in notu emetti, non tu tiri sfur giudizi, tu tu dici, tiale, che le srubes e la rancusi e cercar succede in futuro, non ti modu di definire, io ti certo. Do chi dato scar, di certo. Solito tu fai discussi, ecco, forse è questa, sì. Ecco, questa è però un gruppo, un concetto che si sta sviluppando al web, che è il di tank fas, e di poter chiappare decisioni, ma non duce son boins che si clamino, non sai, tal giornalismo gatekeepers, praticamente gatekeeper. Chi che stanno davanti al porto e tal virgin ti ordening e vedi cercare di entrare, ecco, chi è una figura ad esempio che tra i social network non no esiste, ma con qualche dunque ha le pretese come che fai io e come che fai tu. Esatto, perché il gatekeeper era originariamente nelle teorie una persona che aveva accesso più di altri alle informazioni e quindi lo suo scopo era essere il primo inoltratore. In questo momento il problema non è le informazioni, cioè perché avendo davanti Google, se uno vuole stare informato a leggere il New York Times è facile come andare a prendere un caffè. Il problema è diventare opinion leader all'interno dei social network. Allora cominciano anche a svilupparsi anche approcci universitari, accademici, studi su come avvengono queste aggregazioni di comunità, in realtà sono sotto comunità perché sono all'interno di una comunità più grande sulla base di interessi condivisi, di tematiche, cose simili, però ha poco da fare, e per stile di scrittura, per coraggio nell'opinione, per l'esibizione magari a volte impudica di sé, abbiamo presente bene alcune idee in rete. Alcune persone riescono a catalizzare più di altri. Questo è una qualcosa di cui non bisogna meravigliarsi, perché dentro quella rete, per quanto riguarda la comunicazione, per quanto immateriale, per quanto manchi il corpo, sicuramente si ricreano o si rinnovano o trovano nuova forma dinamiche tipicamente umane che avvengono. Ecco, tra i social network, in che ambienza, ecco, clamignum così, e sono saltati fuori dai personaggi che non avessero avuto spazi in altre suade, ecco, anche che bisogna considerare. Sono delle persone che tu seguissi, come seguiti io, e dici la verità che hai fatto un esperimento negli ultimi periodi, e notato che l'esperimento ha avuto successo, e non posso dire assolutamente il contrario. Cioè, in che comincia a buttarmi le sue robe lì di me, o da un giudizio rispetto a, o a mancolo ogni tanto e torna, perché lì è sa che ogni dì al venne mettuta ad un magari su certi argomenti al di differente. Questo è interessante. Sì, però accadeva prima con la blogosfera. Sì. Parliamo, ecco, ci differenzia fra blog e social network? Il blog è casa tua. Il blog è un luogo che tu apri con un tuo nome, un tuo dominio, su cui tipicamente nei blog puoi pubblicare degli articoli, dei post cosiddetti, che compaiono nell'home page, che fondamentalmente è l'unica pagina del blog, prevede delle finestrelle in cui poter segnalare quali sono i blog che mi piacciono, quindi sì. Si nota proprio nel testo la scintilla di quella rete sociale che da lì è iniziata poi a diffondersi, però è un luogo singolo, tuo, casa tua, con un tuo indirizzo. Social network vuol dire il ragionamento contrario, come dicevo prima, tutti andiamo in questo stabilimento d'umanità, in questo contenitore più o meno edificato, più musicale, più di nicchia come MySpace, più basato sullo scambio veloce come Twitter su 140 caratteri, più arredato in maniera completa come Facebook, che è il più grosso esempio mondiale della questione, ma stiamo andando in dei luoghi che prevedono che là si formi la socialità. Quindi la blogosfera e il blog hanno fatto un grande precedente storico, perché ci hanno educato. Il significato vero di un blog è il bottone commenti, sì. Quindi ci hanno educato alla conversazione online, attraverso però luoghi identitariamente connotati, forti, cioè il blog di tal dei tali, il blog di Mauro Missana e così via. Noi invece, l'altro movimento è quello di andare dentro gli stabilimenti, che secondo me verrà come approccio, come modello mentale superato, e là dentro ricreare le forme di socialità. Il vantaggio è che sono tutti quanti lì, quindi il tuo dire non è che devo venire io a cercarti sul tuo blog, ma quello che tu pubblichi automaticamente compare anche a me. Questo permette molta più rapidità, ritmo,
è la questione fondamentale. Ecco, bisogna, là di corse anche con che si fa. Esatto, tant'è vero che secondo me gli insegnanti, si parlava anche di scuola l'altra volta, provano a usare Facebook come ambiente didattico, quindi a portare lì gli alunni superiori soprattutto. Funziona bene, il problema è che Facebook funziona bene perché i ragazzi hanno già delle grammatiche loro, magari selvagge, frequentano già questi luoghi. L'insegnante è magari intelligente, ha capito in che modo piegare gli strumenti che trova disponibili a una pratica didattica, che sia anche qualcosa che ne trae qualcosa fuori, insomma. Peccato però che Facebook non sia appunto l'ambiente giusto per fare una cosa tra virgolette seria. Facebook ha una funzione tipicamente ludica, di cazzeggio, come si dice ormai in giro, e lì viene bene fare queste cose, cioè gli scambi di battute, le segnalazioni, gli eventi, le reclam per le attività commerciali sul territorio, ma impostare dei ragionamenti più pesanti, più lenti, più testo, più corposi, come mi immagino andrebbe meglio un forum o un wiki o altri strumenti, sarebbe buona cosa se gli insegnanti, e ce ne sono a decine disponibili gratuitamente, conoscessero e praticassero altri ambienti sociali, fatti magari proprio come Facebook, però studiati per la didattica, certo, per ambienti, cioè ambienti sociali digitali, che però sono subito ambienti formativi digitali, cioè studiati apposta per fare il loro lavoro, esatto. Benon, io ti rimandi a un'altra des puntades che metarina d'un propite vie pestemane, sono puntades che noi buttiamo in maniera quasi casuale dentro di nostra programmazione, propite perché che anche il tipo di clamin, l'educazione digitale che volevi da che stan vie programmazione estiva, è interessante perché che propite da stati le possibilità di riflettere, lo dedichi anche a insegnanze, di fare Giorgio Iannis, le nostre semioliche spesso al fa proprio delle vostre scuole, le vostre che sono praticamente un collegamento gli enfri insegnanti e scuole, ma anche i giovani che ormai conoscono bene le nuove tecnologie. Ti disse grazie, alle prossime puntate dai nostri SPS Ambience Technologics di vita, mi pare che vi buttate tante di che roba che potete sviluppare in puntate. Mandi Giorgio, buona giornata. Ciao.